Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Signore e signori, buongiorno amadeusiani e amadeusiani all'ascolto, buongiorno, mi raccomando mettete like su 1, 2, 3 stream, iscrivetevi ai nostri canali All'ora di Amadeus, Il Salotto della Morgia e Quelli che Roi. È con noi un principe, un re, un imperatore della radio, Awana Gana. Esagerato, per carità, no, no, adesso troppa roba, dai. Un amico, uno che ha detto, Uno che mi ha fatto. tenuto compagnia tanto, uno che mi ha Ma tenuto sai, compagnia tanto. ho detto sempre che la compagnia è reciproca, perché noi senza loro, loro senza noi, siamo complementari. Senti, tu nella sigla hai intravisto un treno. Che cosa ti ispira il treno? Beh, chiaramente la prima riflessione che ho fatto è che mi ha ricordato un po' l'infanzia, perché erano treni datati, diciamo del millennio scorso praticamente. E quindi felicità, vacanza, viaggio, tutto. Mai ti è mai venuta l'idea di una trasmissione in treno? Ma sì, adesso è fattibile visto che c'è il wifi, eccetera. Ed è divertente, sì. Adesso non lo so se le ferrovie dello Stato siano d'accordo. Potrebbero farlo loro, forse. Sì, a me vengono in mente quelle vecchie trasmissioni televisive di Nanni Loi, quelle cose lì mi vengono in mente. Sì. In effetti il filmato dovrebbe essere anni 50-60. Penso di sì. Senti, ti faccio la domanda più stupida e più difficile che ci possa essere. Chi è davvero Awana Gana? Non lo so, ne ho sentito parlare, ma non è che lo conosca molto bene. È un ragazzaccio. Awanagana è Awanagana, è lui stesso, e credo che la gente lo percepisca. Credo che traspare il mio modo di essere sia nella vita pubblica privata, come ho riscontri quotidiani di gente che mi saluta come uno di casa. Appunto, uno di casa per chi come me negli anni 70 sentiva Radio Monte Carlo come alternativa sulle onde medie, tra l'altro, come alternativa alla Rai, lo eri, e come lo sei tuttora, perché quando uno diventa uno di casa quando uno è giovane, lo rimane per tutta la vita. Sì, devi mantenerlo, devi essere vero, devi essere sincero. Banalmente, da che cosa deriva il tuo soprannome? Perché io ho sentito due o tre storie possibili. Sì, se ne dice, se ne parla, se ne è scritto. Allora, all'anagrafe, tu dici soprannome, perché io per carità va bene se io ho 7 soprannomi, Awanagana è sui documenti, Guarda, gare all'anagrafe. sui documenti. Sì, risulto come Antonio Awanagana Costantini Picarli. Bene. Awanagana è stato messo per ovvie ragioni di popolarità, di simpatia. Gli altri in comune hanno messo la virgola, perché se no era Antonio Maria Marco Awanagana Costantini Picardi, che quando vedo i nobili spagnoli dico salve colleghi, perché hanno anche loro dei nomi, e quando mi chiedono di firmare o di fare dei contratti dico usiamo il rito abbreviato, un nome e un cognome, perché quando vai dai notai e devi firmare per esteso, ti rendi conto che forse Mario Rossi sarebbe più facile, più rapido a firmare. E Awanagana è un augurio, Avenargana, indio, latinoamericano, che desidero per te le cose che non ho nella vita. È un augurio.
è un augurio, che bello. Senti, sì. Tu sei veneziano, se non sbaglio, no? Allora, se uno nato a Venezia è veneziano, sono veneziano. Però non hai mai vissuto a Venezia. Poco. Poi noi, le nostre famiglie, abbiamo sempre girato, viaggiato, andate, venuti. Di solito dico che a mia conoscenza ci sono solo due persone tra le nostre famiglie che sono nate in una città e sono tornate a vivere in quella città. Gli altri siamo tutti un po'... girovaghi. Sì. E cosa ti rimane dei posti che hai in cui sei stato? Beh, un minimo di ricchezza, di esperienza. Allora, c'era uno dei miei zii che, quando eravamo ragazzini, ed era veramente non solo il secolo scorso, il millennio scorso, abbiamo attraversato addirittura qualche volta la frontiera in Austria quando c'erano ancora i russi, per cui è tanto dire. E Costantino diceva a noi ragazzini: è inutile partire valigia per tornare bagaglio, non serve a niente. Puoi avere solo delle etichette o dei visa in più. Quindi il senso era questo: quando vai nei posti cerca di vedere, di capire la cultura, gli usi, i costumi, cerca di immagazzinare delle nozioni che ti possono essere utili e comunque ti arricchiscono. Senti, tu hai fatto tanta radio, fai tanta radio perché sei tuttora on air. Radio Stella. Radio Stella, sì. Che differenza c'è fra la radio, fra quella radio Monte Carlo e le radio di adesso? Beh, spesso e volentieri dico che la tecnologia, il progresso, tra altre cose, può essere un'evoluzione o una involuzione, perché è vero che con la tecnica moderna hai la possibilità di fare cose nuove, diverse, più facili, tra virgolette, però è altresì vero che può essere un coltello a doppia lama. Quindi dico spesso che bisogna avere un minimo di preparazione, una formazione, perché oggi, tu lo sai, è facile, tra virgolette, arrivare, ma è altrettanto facile sparire. Per cui o ci sei o è dura la vita. Per cui il modo di far radio è bellissimo, perché ti dico, l'altro anno lavoravo per RTL ed ero col computer in ogni parte del mondo, internet, e andavo in diretta. Oggi, dall'8 gennaio, quindi con Radio Stella, è altrettanto facile, perché basta un computer, una connessione e sei, e ci sei. È vero, è questa la differenza. Tu hai mai fatto trasmissioni notturne? Se l'ho fatte. Intanto, una volta che avevo rotto il cordone ombelicale con Radio Monte Carlo, poi ero partito in Sud America, varie eccetera, ma era da tempo, siccome siamo amici da ragazzi con Edoardo Montefusco, di Dimensione Suono Network, come si chiamava, alla fine ho detto, boh, adesso sono libero, lavoriamo. Lui, Edoardo, mi ha detto, felice, eccetera, mi ha dato il posto della Pettinelli, a mezzogiorno, 10, mezzogiorno, quella cosa così. E ho detto, senti Edoardo, tu, come altri network grossi, e non faccio nomi perché vabbè, fate delle figuracce certe volte, perché la notte, dalle 2 alle 6 del mattino, se salta il nastro, siete panati. Dammi la notte. E in più, fai un'altra cosa. Tu sei una radio, sei Dimensione Suono. Cambia il marchio. No, tu sei pazzo, mi rovini, perché Dimensione Suono Network è nell'immaginario, cioè soprattutto. Ma sì, però ci sono le nuove radio, autoradio, con RDS, Radio Data System. Tu sei una radio, sei Dimensione Suono, fai RDS.
ci ho impiegato un mese prima che lui una mattina dica al direttore artistico ha detto: senti, io vado a casa, sono rovinato, date retta a questo pazzo. Se n'è accorto dopo l'Audiradio, la seconda Audiradio come RDS. E ancora avevo visto a Roma, in un negozio di alta fedeltà, due che dicevano: oh, guarda, hanno messo anche l'autoradio dimensione suono network, RDS. No, non era quello, però richiamava RDS. E quindi dopo due mesi ho detto: senti, io capisco la mattina, il nome, l'immagine. Sì, sì, certo. Dalle 2 alle 6 del mattino facciamo una diretta. Ma dai, figurati che vuoi che ci sia, l'ascolti, eccetera. Io ho talmente insistito che ad un certo momento Edoardo mi fa: va bene, ti do, all'epoca era Andrea Ferri il tecnico, ti do il tecnico, lo studio, dalle 2 alle 6 del mattino fai quello che vuoi. E l'ho aperta. E anche lì, se diciamo così, lui piacevolmente risentito mi ha detto: ah, guarda, ma ci sono, ma c'è gente che ascolta. Ma certo, se tu allora dai un supporto a chi è solo, ai malati, a quelli che lavorano, ai panettieri, a tutto. Infatti mi hanno chiamato il faro della notte, e dalle 2 alle 6 del mattino, ti dico, ho conosciuto delle storie anche pesanti. Poi c'era quello magari che dal sud diceva: ah, guarda, io sono le 3 del mattino, sono con la mia Bentley, con la bottiglia di champagne, con due tedesche sul lungomare. Va benissimo. Però c'era anche una che faceva la lattoniera. Tu hai presente cosa fa? Questa donna, lattoniera, arrivano sul tetto quando è finito e senza ascensori vanno sulle scale e fanno il tetto. Okay. Questa era un'altra che era camionista. Poi avevo i panettieri che di notte mi ascoltavano, alcuni che erano in Roma ogni tanto suonavano alle 4-5 del mattino e portavano i cornetti caldi. Cioè un mondo eccezionale, per non poi raccontarti storie un po' pesanti, perché alla fine mi ero reso conto di essere anche, perché la notte è molto più attenta alla gente. Di giorno è distratta, la puoi così non fregare, ma insomma imbonire, mentre di notte devi stare attento a quello che dice e quello che fai. Per dirtene altre due, una signora che in un certo momento, sa, amicizia, era diventata una specie di comunità, ha detto: Juana, mi devi dare un consiglio, io c'ho mio fratello che è un disgraziato, è uno da galera, ha voluto tornare a casa, mia madre non ha il coraggio di mandarla via, mia figlia vuole uscire di casa perché è invivibile, questo è... io lo denuncio perché ho gli estremi, cosa mi consigli? Alt, io non consiglio niente, fai secondo coscienza e secondo cuore, sappi quello che puoi, a quello che puoi andare incontro. E quindi una specie di psicologo, se vuoi. Io arrivavo alle 6 del mattino certe volte che ero, come dicono a Roma, sderenato, perché era pesante. Un'altra storia di uno che mi, non c'era mai, sai, entri così in amicizia, in familiarità, e tutti gli altri che rispondono, chattano, telefonano, eccetera. Questo si sentiva da ragazzino donna e voleva farsi operare. In Italia non era possibile, sapeva che in Svezia potevano farlo, è andato in Svezia, ha lavorato in una farmacia, eccetera, eccetera. Dopo un anno di analisi, perché lo Stato svedese ti permette l'operazione, già all'epoca, ti parlo di qualche anno fa, e però psicologicamente gli hanno detto: guardi, non è pronto per noi per fare il passo. Questo disperato ha fatto un furto, ha preso il foglio di via, si è ritrovato a Roma disperato, l'unica cosa che poteva fare, dice, prendere qualche soldo, andare in Marocco per farsi operare.
Ma siccome non aveva i fondi, questo per due volte, perché la prima non è bastata, è andato in una pensione vicino a Roma Termini e con un po' di whisky ha cercato di fare il lavoro da solo, chirurgicamente. Non contento, ricoverato, eccetera, ci ha riprovato un'altra volta, isolando i testimoni e con un coltello da cucina, quelli elettrici, ha cercato di fare. Cioè, una cosa micidiale. Poi, per dirtene un'altra, ogni tanto c'era uno che diceva: ah, sì, io ti ascolto abbastanza, ma che cosa fai, cosa non fai, eccetera. Diceva, una sera ha detto: beh, te lo posso anche dire, io rubo macchine. Ho detto: fermi, noi non abbiamo il cellulare tuo, perché era in diretta, ha detto: non ti conosco, non ti ho visto. Dice: ma sta tranquillo, perché la tua, con tutto il rispetto, non mi interessa, diciamo, la tua macchina, poi so che è tua, per cui la rispetto. Perché ho detto: ma stasera non hai lavorato? No, perché sto poco bene, per cui io vi ascolto sempre, eccetera, eccetera, eccetera. Un altro fantastico, mi ha portato un panettiere una mattina, perché io ogni tanto, due giorni a settimana, tornavo a Monaco, poi tornavo a Roma. Allora una mattina suona e presenta con un cornetto enorme da 1,5 kg, bellissimo. Che abbiamo fatto festa, eccetera, ha detto: però non prendere l'abitudine, non partire troppo spesso, perché sennò io ogni volta devo farti sti cornetti. Ma altre storie che ti dico fantastiche, belle, perché poi bere, non so dirti, siamo riusciti a fare per volontà da nord a sud una riunione a Roma di Il Faro della Notte. Sono venuti dalla Valtellina, dalla Sicilia, perché volevano conoscersi e vedere chi era che seguiva, che parlava, che chattava, che dava anche consigli per telefono. Sono cose, beh, bei ricordi, belle esperienze. Però anche lì poi, io non dico, ma gli editori, alcuni sono lì per grazia ricevuta. Edoardo, dopo un anno e mezzo giocato, è figo, eccetera, adesso è il momento di mettere quello che chiamano l'orologio, il clock, informazione, fai due dischi, poi taci, pubblicità, meteo, poi un disco, una parlata, eccetera. Ho detto: guarda che se rimetti la notte come il giorno, come il giorno, il ritmo del giorno, sbagliamo tutto. Durata quella che è durata, poi ho detto: no, così non si può lavorare così, perché è un'altra atmosfera, è un altro momento. No, la notte deve avere meno regole, deve essere più umana. Esatto, bravo. Invece la tendenza della maggior parte è di fare la notte come fanno il giorno. Va bene. Io ti ho visto anche, nei miei ricordi, ti ho visto anche in televisione diverse volte. Ti ho visto a Un peu d'amour, d'amitié, beaucoup de musique, con Jocelyne Sophie. Ti ho visto a Disco Ring. Ecco, lì per esempio, ultimamente hanno fatto la RAI, si vede che c'è ordine di scuderia, vabbè, comunque, hanno fatto uno special, delle interviste su Claudio Cecchetto, sì, che forse ritornerà perché ci sono accenni strani, ma all'epoca di Disco Ring, o anche gli articoli, la RAI aveva detto: bene, Gianni Boncompagni fuori, e mi hanno proposto la conduzione. Nella conduzione poi ho fatto, insieme al direttore di produzione, eccetera, dei provini, perché dicevano: vogliamo affiancarti un uomo o una donna
due ragazzini che te li tiri su tu. Allora, una era Rosanna Napoli, che mi è piaciuta, eccetera. L'altro era uno che non mi dispiaceva, ma una domenica mi chiama il direttore e dice: senti, quando sei partito da Roma abbiamo trovato uno che è giusto, che e che sarà a fianco a te, ed era Claudio Cecchetto. Quindi me lo sono ritrovato, tirato su volentieri, però diciamo che il conduttore ero io, tra virgolette. Sì. Però questo è passato nel dimenticatoio, però. Poi, sai, in Italia, me l'ha detto anche un ministro, oltre ad altri politici, ah, guarda, tu sei forte, tu, qua e qua, c'è, pa, po. E ho detto, beh, allora, allora benedetto tu. No, ho detto, o sono forte o non sono forte, o vi sto bene o no, ci stai bene, soltanto che ti devi dichiarare, perché per noi sei politicamente scomodo, perché non dichiarato. Ho detto, ragazzi, sono corruttibile, nero su bianco mi firmate e mi coprite fino alla terza generazione e partiamo. No, no, ma intanto fai, no, intanto non faccio, perché sono ufficialmente pulito e credibile, per cui non vado a guardarmi allo specchio sperando, ecco, per cui bontà vostra, per cui quando serve qualche cosa del sottoscritto fanno, se no anche Amadeus, vai, Fiorello, cioè, perché devono sempre autoincensarsi e dire noi abbiamo fatto la radio e abbiamo aperto queste nuove? No, ragazzi, non io, ma tutti i miei colleghi dell'allora Radio Monte Carlo, da Liliana Robertino, a tutti, abbiamo dato una svolta al modo di far radio, abbiamo dato delle idee, per cui inutile dire, ma noi Radio Milano International, Cecchetto da una parte, l'altro, Gerry Scotti, e tutti che, no, perché noi, sì, ma voi siete esistiti perché c'eravamo prima noi a darvi il là, adesso, senza false modestie. No? Senti, tu, sì, e sono convinto, perché io nel 74-75 vi sentivo e no, Radio Milano International non c'era, ecco, tanto per intenderci. Esatto. Quindi ne sono perfettamente convinto io. Tu sei anche un musicista, no? Ebbene sì, mi definisco musico folclorico latinoamericano, dai cantanti poeti latinoamericani alla rumba flamenca. Suono la chitarra e faccio folklore, non faccio salsa, son merengue, no. Cantanti poeti, che sia Argentina, Perù, Bolivia, eccetera, fino alla rumba dei Gypsy King, perché con Nicolai Pachai, Antonico, Reyes, Manita de Plata, Manolo, eccetera, ero ragazzo e siamo cresciuti insieme, per cui anche se non è la mia musica d'origine, ma la rumba flamenca la suono. Bene. Senti, mi si dice che sei anche un templare. Strano. Sono immodestamente un cavaliere grandufficiale e sono segretario dell'ordine. È successo, è un percorso che ho accettato. Sì, ho accettato, perché nella vita spesso e volentieri, quando mi chiedono, mi dicono, dice, ma possiamo fare? Sì, ho detto, perché no? Allora, io ho visto il mio percorso rapido, perché un giorno, anni fa, il secolo scorso, il Gran Priore mi ha contattato chiedendomi un appuntamento. Siamo stati a colloquio con un altro grande ufficiale per parlare, eccetera. Alla fine mi ha fatto il quadro generale,
e mi ha detto: libero arbitrio, può scegliere di entrare, di non entrare o di aspettare, di vedere. E siamo restati così, ho detto, ci penso. E nel mese successivo ho incominciato a riflettere sul mio percorso un po' anomalo da ragazzotto. Prima di andare in Francia, mi ero iscritto al Partito Liberale Italiano, quando c'era ancora Malagodi. Malagodi. E anche lì un anno, perché quello è il mio limite, un anno e qualche mese, alla fine ho capito che era bello, era bella l'idea. L'idea, ma non il partito. Sì, ma poi l'evoluzione, anche gli stessi politici. Vabbè, non era nelle mie corde. Sono tornato cavaliere solitario. Ti dico, a Parigi ero nell'autunno del 68, io ero nel quartiere latino, e certe ideologie di bambino, perché sai, le nostre famiglie sono un po' sparse, dalla Boemia all'ex Ungheria, ex Jugoslavia. Cioè, abbiamo una mescolanza di cose, di esperienze. E mi ricordavo da piccolo che uno, i vecchi dicevano: ah, il dopo Tito cosa succederà alla ex Jugoslavia? Altri che parlavano e ogni tanto canticchiavano: a morte Franz, viva Uberdan, che erano gli anarchici che inneggiavano a Uberdan. Che ci sono ancora vie e strade e piazze Oberdan, che dicono politicamente è scorretto dare l'idea di un nome perché c'è un partito politico piuttosto che un'ideologia. Ragazzi, viviamo. No, il politicamente corretto è un'altra di quelle invenzioni che mi castranti, dà un po'. Castranti. Sì, è un po' l'orticaria mia. Comunque, ad un certo momento ho fatto il percorso un po' della mia vita, quindi ho sorriso un po' alle vecchie ideologie anarchiche, ma anche lì i tempi erano cambiati, le ideologie anche erano così. Però poi ho avuto un'altra esperienza che è durata non so se tu sai, ma io non dirò dove, come e quando, ma se tu sai che cosa vuol dire essere in sonno, sono stato anche lì, da quelle parti. E poi niente, fino alla fine, dopo un mese e mezzo, ho chiamato il Gran Priore, ho detto forse è la volta buona. E da allora niente, sono restato, ho fatto il mio percorso terreno, spirituale, e andiamo avanti a far danni. In più spargo il seme. La notte dal 20 al 21 luglio di 4 anni e mezzo fa, luglio, ero a cena dal Gran Priore e ad un certo momento ho detto: io ne ho un po' le scatole piene, perché non troviamo l'ordine? È una cosa, sei cristiano, hai le tue scelte, le tue volontà, ma cerchiamo di unire uomini e donne di buona volontà, tutti sotto la stessa bandiera, a difesa, e quando dico a difesa, stringo le braccia verso Oriente, casualmente. Insomma, tanto abbiamo detto, fatto e parlato, che alla fine il Gran Priore ha detto: va bene, ci sei? Pronti, come al solito, andiamo avanti. E abbiamo raccolto documenti, cose eccetera, spedito alle Nazioni Unite e abbiamo fondato la Nazione Templare. Dopo 12 giorni le Nazioni Unite ci hanno riconosciuto, ha detto: non come Stato, perché non avete più un territorio, però vi riconosciamo non solo come Nazione Templare, ma anche popolo da difendere perché perseguitato. Quindi ci hanno accettato. Io sono ministro degli affari esteri, nella tua modesta presenza, e sto cercando una nazione che ci dia un chilometro quadrato di territorio dove rinuncia alla sovranità,
e noi a quel punto torniamo a essere non solo nazione, ma anche Stato. È un bel giochino. Però, ti dico, la gente non si rende conto, il governo italiano piuttosto che quello francese. Io ho due realtà in Sudafrica che sarebbero disposti a cedere il territorio. Ma la nazione che ci dà il territorio, hai capito? L'ascensore come torna al piano. Uh-huh. Sì, sì. Perché noi abbiamo una banca, abbiamo un governo, abbiamo firmato noi ministri a Lugano, ecco, vedi, un altro legame, mi viene da ridere perché cazzo no, addio Lugano bella, oh dolce terra mia, cacciati senza inganno gli anarchici van via. Fatalità, la casualità nella vita non esiste. Sappiamo. No, non lo so. Io lo so. E quindi niente, abbiamo questa nazione templare, c'è un sito se vuoi andartela a vedere. Sì, lo andrò a vedere, volentieri. Perché come nazione abbiamo tutti, arabi, israeliani, cristiani, tra le altre cose da 900 e rotti anni noi abbiamo queste fasi alterne con il Vaticano, col Vescovo di Roma, che sono, vabbè, e quindi abbiamo le ossa un po' rotte, ma abbiamo l'abitudine e abbiamo più riscontri e più sostegno dai padri armeni piuttosto che dagli ortodossi che dal Vaticano. Ma va bene. E quindi noi abbiamo il nostro rappresentante diplomatico della nazione templare in Israele, che è Alexander Levin, e in Gerusalemme abbiamo un fido amico che è lui il direttore e responsabile delle connessioni interreligiose, ed è El Hussein, che è il detentore, lui, la sua famiglia, da 804 anni, della chiave del Santo Sepolcro. Tutte le mattine un membro della famiglia sale sulla scala, passa la chiave al francescano, che apre il Santo Sepolcro, la sera chiude e ridà la chiave alla famiglia. Ci sono delle realtà che sono bellissime. Poi ci sono delle realtà, a parte politiche, a parte religiose, eccetera, che anche lì mi sento a disagio, perché se le analizzi dici, ma allora, ma perché? Perché dietro ci sono secoli di politica, di religione e di diritti. Ecco, perché se noi siamo un ebreo, un musulmano e un cristiano, e io dico agli altri due, io adoro il Dio di Abramo, si guardano tutte e due e dice, beh, sì, anche noi. Io rispetto la gente del libro. Sì, anche noi. E allora perché? Poi il Corano fa, tra virgolette, un po' a parte, perché l'imam ha il potere di poter leggere e interpretare certe frasi, che nessun imam ha la stessa ideologie. Uh-huh. E devo dire, sono profondamente incatastato da delle situazioni, uh-huh, che ci prendiamo in giro, però a spese di chi? Di gente che soffre, muore. No, so di essere scomodo. Lo so che definirai Awanagana come politicamente poco gestibile perché scomodo, non dichiarato. Ma scusami, sono... però se ti chiamo è perché sei così. Grazie. Non perché se ti chiamo è perché hai fatto questa bella chiacchierata, di cui ti ringrazio e no, di cui sono felice. È reciproco, credimi. Grazie. E grazie. Che dire? Alla prossima occasione? Volentieri, quando vuoi. Un abbraccio. Alla prossima occasione.
Sigla. Grazie. E ci sentiamo dopo. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.